riassumendo, a Lombardia zero digital divide, cioè il 99,5% entro la fine del 2015. Questo è l'obiettivo, l'arco temporale di attuazione di questa importante deliberazione. Volevo darvi comunicazione però anche di altre iniziative che abbiamo preso questa mattina. Abbiamo stanziato risorse per importi significativi, il programma di acquisto di treni che era già stato annunciato il 15 ottobre scorso. Questa mattina abbiamo deliberato formalmente l'acquisto di 16 treni stanziando l'importo di 105 milioni e 500 mila euro, che si aggiunge al contributo che ci viene dallo Stato, 26 milioni e 600 mila euro. Vorrei far notare che la Regione Lombardia per l'acquisto di treni 2014 ha messo 105 milioni e 500 mila euro. Il governo nella legge di stabilità per tutta l'Italia ha messo 200 milioni di euro, 26 dei quali arrivano in Lombardia. La somma dei, quindi noi abbiamo messo la metà di quello che il governo ha messo per tutte le regioni italiane. Un'altra delibera importante è l'approvazione dei criteri per l'erogazione di 1,5 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi scolastici di uso pubblico e infine una convenzione che stanzia 1,5 milioni di euro, convenzione tra la Regione Lombardia, il Parco Regionale del Campo dei Fiori, la provincia di Varese e il Comune di Varese per la realizzazione di un parcheggio alla prima cappella in attuazione di un accordo di programma per l'accessibilità al Sacro Monte, che è uno dei 9 sacri monti tra Piemonte e Lombardia che sono patrimonio mondiale dell'UNESCO e che intendiamo valorizzare questi percorsi sia Lombardia che Piemonte in occasione di Expo.